Gli esseri umani hanno imparato a semplificare la realtà, creando dei simboli, delle macrocategorie che, in una sorta di economia cerebrale, forniscono risposte in tempo reale alla percezione. L'esperienza e la familiarità sono i criteri principali cui il nostro cervello fa affidamento per attivare queste scorciatoie mentali, talvolta abusando di generalizzazioni e di stereotipi e commettendo degli errori di valutazione. Così può succedere di riconoscere nelle sale dei musei gli sguardi familiari di donne che la nostra memoria identifica come muse e raramente con un nome. I loro volti simboleggiano nel nostro immaginario intere epoche o movimenti culturali, ma le loro storie rimangono quasi sconosciute, spesso ridotte a una nota a margine delle vite degli artisti e ai rapporti amorosi che le unirono a loro. Nell'atto di guardare da vicino le loro esistenze, i capolavori che hanno reso immortali i loro lineamenti acquistano nuovi significati, rivelando come la nostra comprensione del loro ruolo all'interno della storia dell'arte è spesso parziale, condizionata, da rivalutare. Probabilmente non c'è traccia di un pittore la cui personalità è cresciuta fino a diventare così sommersa nella forma e nel volto di una donna. Con queste parole affidate al numero di aprile del 1883 di Eclectic Magazine, il critico d'arte Henry Quilter descrive la relazione tra l'opera di Dante Gabriel Rossetti e la sua modella prediletta, Jane Burden Morris. La ragazza viene notata nell'ottobre del 1857 da Edward Burne Jones e Rossetti ad uno spettacolo teatrale al Drury Lane. Il suo viso androgino, insolito, assolutamente non paragonabile a quello di una donna inglese, incarnava l'ideale di bellezza dei preraffaelliti, che la elessero sin dal primo incontro a loro musa. Dopo una timida resistenza, Jane accetta di posare per Rossetti, che diventa presto ossessionato da lei e dalla sua immagine, preferendola spesso a Elizabeth Siddal, sua promessa sposa. Grazie all'amicizia con il pittore, entra in contatto con William Morris, un giovane poeta e attivista vicino alla confraternita, futuro animatore dell'Arts and Crafts, un movimento per la riforma delle arti applicate nato in opposizione all'industrializzazione e in stretta relazione con le idee di John Ruskin e dei preraffaeliti. Nel 1858, nei primi anni di amicizia, Morris ritrae Jane Burden nel quadro intitolato La Bella Isotta, quella che si ritiene essere la sua unica opera d'olio. Sul retro scrive le parole «Non posso dipingerti, ma ti amo». Il 26 aprile dell'anno seguente i due si sposano e vanno a vivere in un sobborgo a sud di Londra, nella celebre Red House, la casa che William Morris commissiona all'amico e architetto Philip Webb come regalo di nozze per la moglie. Agli interni della residenza la coppia lavora per qualche anno con il supporto degli amici, dando vita a una comunità di artisti sul modello medievale con lo scopo di realizzare in maniera artigianale ogni decorazione, arredo o complemento della casa. Date le umili origini della famiglia, non aveva studiato da piccola, ma ora si dedicava alle lettere, imparando anche il francese e l'italiano, ed era diventata una pianista. Nella Red House, invece, si rivela un'abilissima ricamatrice. Grazie al suo talento, i disegni di Morris per il ciclo narrativo della sala da pranzo ispirato a The Legend of Good Woman di Geoffrey Chaucer possono prendere vita, così come quei motivi floreali e damascati che daranno il via all'Art Nouveau. Sfortunatamente, dei 12 pannelli previsti che avrebbero dovuto raffigurare altrettante donne leggendarie, ne conosciamo soltanto 7, perché la coppia non riuscì a portare a termine gli ambiziosi progetti e dovrà vendere la Red House nel 1866. Tuttavia, è da questa esperienza che nasce l'avventura storica della Morris & Co., con lo scopo di recuperare l'artigianalità e restituire agli oggetti d'uso quotidiano l'artisticità che la produzione di massa aveva cancellato. Nel 1861 la Morris & Co. produce un sofisticato sofà disegnato da Rossetti e destinato alla casa dell'artista nel quartiere di Chelsea. Amor, Amans, Amata è il titolo riprodotto nei tre ovali illustrati in corrispondenza delle tre spalliere che sembrano alludere a quel noto travaglio amoroso che vede l'autore diviso tra l'affetto per la moglie Elizabeth e l'ossessione per Jane. La frequentazione tra i due fu più che amichevole e professionale e sia William Morris che Elizabeth ne erano a conoscenza. Nel 1862 Elizabeth arriva al culmine di una sofferenza fisica e psicologica che l'accompagna da diverso tempo. Consapevole che il cuore di quell'uomo non sarebbe mai stato totalmente suo, provata dalla salute guastata dalle estenuanti sessioni di posa per l'Ofelia di Millet e dalla perdita di un figlio morto durante il parto, Lizzie si toglie la vita abusando del laudano che usava per lenire i suoi dolori. Il ritratto di Jane Morris, conservato alla Galleria Nazionale, risale proprio agli anni in cui Rossetti sta affrontando la perdita della moglie.
Dopo aver perso la sua prima musa, sentendo anche di essere stato in parte responsabile della sua infelicità, in questo periodo l'artista finisce per essere sopraffatto dalla dipendenza da alcol e droghe. Continuerà a frequentare e dipingere la signora Morris per molti anni, ma la relazione amorosa tra i due andrà spegnendosi. Jane rimase alla direzione del laboratorio di ricamo della Morris & Co. fino al 1885, anno in cui passò il testimone alla figlia May. Trascorse i suoi ultimi anni a Bath, dove morì nel 1914, a 75 anni. Oltre che per i quadri di Rossetti e la tela di William Morris, Jane posò per le opere di Edward Burne-Jones e Evelyn de Morgan, tutti artisti che contribuirono a rendere celebre il suo viso nostalgico e che come lei hanno provato a fondere in un solo concetto vita, arte e bellezza.